Ed eccoci qua, oggi 29 luglio 2018, sono le 8 e 55 minuti, direzione Corno Grande, passando per la via normale. Il gruppo si è messo in moto, lassù c'è il rifugio Duca degli Abruzzi, questo è l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, partenza da Campo Imperatore comunque, ok, alla prossima. Sella, da qui la sella di Monte Aquila è 30 minuti, sella del Bracciaio 1 ora e 10, alla vetta occidentale sono 2 ore e 10 da qua, eh. Non manco tanto la segna, eh. Cioè la vetta dove dobbiamo andare? Sì, poi? Sì. Sei contenta di essere così poco? Se mi levavi qui 10 minuti era meglio. Se mi levavi qui 10 minuti, invece è 2 ore e 10, 2 ore, per me il pennarello. Allora cammina, cammina. Camminate, camminate. Ci stiamo dirigendo verso la sella di Monte Aquila, che è quello che vedete di fronte a voi, dove sale il sentiero e finisce là. Questo è un bel panorama oggi. Bellissimo. Però c'è un po' di nuvole qua. Sì, ma oggi non... Sì, sembra che non ci siano cose di pioggia, zero pioggia. È sempre una previsione comunque. Fino a che ci sono le nuvole non ci frega niente a noi, le nuvole come vengono se ne possono pure andare. Ed ecco Cristina sui nuovi scalini della via normale. Oh. Hanno fatto gli scalini, vedi che belli. C'è anche Patrizia. Poi là. Dai, siamo quasi alla sella di Monte Aquila. Alla sella ci diamo 5 minuti di riposo. Mi sono mangiato un pezzo di parmigiano. Sì. Pure io. Lo stanno quelli lassù, quelli lì siamo arrivati. Ah, quelli che girano a sinistra. Sì. Avanti, va. Vai, vai. Ok. Sella di Monte Aquila, 2335 metri. Dopo una breve sosta, più che breve, una lunga sosta. Mamma mia. Si riparte. Direzione sempre Corno Grande. Siamo comunque a 2335. Già 2000 abbiamo fatto. Ho capito. Questo è Campo Pericoli. Quello è il rifugio Garibaldi laggiù. Pizzo Intermesoli. Monte Corvo. Cefalone. Cima Giovanni Paolo II, Malecoste, Portella. Eccoci qua. Sentiero che costeggia Campo Pericoli. L'anticima nord, nord-ovest del Monte Portella. Quello è il Cefalone, ecco la cresta. Riusciranno i nostri eroi? Cammina, cammina. Stavo a far filmino. Vi stavo riprendendo. Ancora direzione Corno Grande, grandi, quasi vicino alla sella del Bracciaio. Attenzione, queste rocce sono scivolose, eh? Guarda avanti che sono scivolose le rocce. Ho capito che vuoi dare una dimostrazione. Oh, ma hai visto belle ragazze, eh? Ti sono cresciute le ali. Sai cos'è? No, che no. Abbiamo fatto la direttissima e non abbiamo incontrato nessuno. Davvero? A riscendere facciamo questo, effettivamente. Abbiamo capito. Le donne che si svegliano in ora di Sentiero 103 sulla via del Bracciaio, quella che porta poi alla sella del Bracciaio. Questa è una delle salite più dure che c'è stata arriva sul Corno Grande. L'altra è più facile perché su roccia è più divertente, non te ne accorgi, capito? Questa qua no, questa è sul terreno scivoloso. Gli altri quattro sono rimasti indietro, in più ci sono altra gente che viene appresso a loro. Ci stiamo a far superare da tutti, eh. Cioè, perché siamo, non lo dico a nessuno, non giro a nessuno. Che ci fate vergognare. Dai, un passaggetti di primo grado. Sì, vogliamo chiamare. Giusto perché hai messo la mano sulla roccia, via.
Patrizia ormai è all'orizzonte. Silvia sale come un treno. Jessica va bene. Gabriele, ok. Cristina così così, Patrizia se la siamo persa. Palmira? Ah, Palmira se la siamo scusata. Palmira, ah. Va, diciamo che può anche andare via. Stai a rischiare oggi, eh? Ecco, su un passaggetto, vai lì. Vado qui, vado qua. Come ti pare? Dove vedi il punto migliore per te? E io là, sotto con Silvia, cansa di fare pure lei. Silvia passa di là. Perfetto. Oh, sembra che l'hai sempre fatto. La sella del bracciale è 2506 metri. A sinistra è per l'Abrizio. Ok, andate, andate, va. Tanto vi raggiungo. La Patrizia che fine ha fatto? Bravo, bravo, cane. No, è in piedi per fare foto. Bravo, amore. Ok. Eccoci qua nella conca degli Invalidi. Siamo nella conca degli Invalidi. Io ricordo, è bello il corno piccolo. C'è pure la neve, sì. Che dici, ci vedo un piede di... Sì, già c'è andata due gesti. Allora lassù quante ce n'è? Vedi come salgono su qua la cresta, quella è la cresta ovest. Gli ultimi sprazzi di neve. Se te portavi i sci, voli. Ti immagini sprofondavo. C'è gente che sale sulla cresta. Guarda che bello qui. La cresta ovest, la cresta, la via delle creste. Da quanti ne so sulla cresta? Sulla normale non si sa quanti ce ne stanno. Aspettiamo altri due, mo. Che mo dici a me? Siamo guardati dopo porti, oh, zaino giù in basso, siamo ripartiti dalla conca degli Invalidi e stiamo a seguire la via normale che porta in vetta al Corno Grande adesso. Questo è il pezzo un po' più brutto, più scivoloso, roccioso, ma anche il più divertente però. Ecco i superstiti. Aiuto! Sulla via normale, siamo rimasti in tre. Gli altri si sono ritirati tutti. Beh, Palmira non si è ritirata, doveva rimanere con loro. Le colpe di Patrizia, ha fatto fermare pure Palmira. Eccolo, Gabriele, il terzo di uno dei tre in pratica, via. E tra poco verrai premiato. Con la vetta più alta dell'Appennino. Con la vetta più alta dell'Appennino. Ah! C'è un panino con la frittata della verdura. Grazie. Io mangio il parmigiano, ma manco lo mangio un po'. Jessica, c'è la tua scatola, è bello che se li mangia tutte e due lei mo giù. Ma io gli ho detto di dividere. No, la porto tutto il Jessica, non posso manco strillare, te mangia tutto il riso! Siamo sopra al ghiacciaio del calderone. Poi dietro le tre vette. Ma scusa, mettiamo il culetto lì giù e scendiamo. E non viene a scendere. Pure al fresco direi. È bella tavola da serpe. Giù. Non credo che serva. La vetta sta là sopra. Non vado a avere direttamente il culo a contatto. Prima di vedere faccio una foto. Ok, aspetta, eh. Ore, vetta del Corno Grande, per la decima volta ho raggiunto la vetta. Con molta faticaccia oggi ho fatto. Gabriele. Cosa posso dire finalmente?
con la discesa dal Corno Grande, dalla vetta. Sta venendo un po' di nebbia, sta venendo. Sta arrivando la nebbia, eh? Ecco. Vedi, ma quella è la cresta, si usa una cammina vera, che bella. Bella però, eh? Io l'ho fatta 3-4 volte. Sì, andata, l'ho fatta sia a salire che a scendere, l'ho fatta. È fighissimo. Ma rimaniamo in mezzo alla tempesta, no? Eh sì. Discesa dalla via normale. Oggi non so neanche se si sente delle voci, che io riesco a parlare proprio. Tu resti vicino al microfono, quindi. Quando io ho fatto il camicio con la febbre al contrario. Ecco, quelli che scendono dalla normale, si salza la nebbia. Senza mani. Alza la nebbia. Alza la nebbia. Però, ma voi oggi. Via normale, per modo di dire. Tutto è meno che normale. È anormale. Ah, col culo per terra che scende. Ecco il gruppo. 1, 2, 3, 4, 5, la sesta sta dietro, lo settimo sono io, alla sella del bracciaio, di nuovo alla sella del bracciaio, sul sentiero del ritorno. Bruciati dal sole, aggiungerei, io sono stato al naso. Dai, c'hai proprio ragione. Eccoli, stanno arrivando. Non lo sei messo questa cosa? L'ho messo alla preservativa. Bravo. Alla cazzo di cane. Guarda, io tutti okay. Mi sono fatto solo ed eccoli nel passaggino. Allora. Stanno assegnato. Marocchino, greco, siciliano, abruzzese. Ecco i nostri eroi. Dove... Ma dove cazzo sta now? Era qua. Era qui, lui. Vabbè, pure là non sentivo. Però era questa. Eccoci qua, siamo ancora, siamo tornati dal bracciaio, ci stiamo dirigendo al sasso del riposo del guerriero. Ok, lì stiamo, ci riposeremo. Stiamo andando al riposo del guerriero. Non so che ci riposiamo? Sì, ma secondo me, per fare foto. Tanto lo riconoscete, è piatto. È un sasso piatto. È come la canzone dei Nomadi, sasso piatto, sasso frasso. Stamattina. Sì, sì. Che ha incontrato quello, ha incontrato e ha detto, ma fai forte, passite fuori, eh? Sì, io Ma che vi ricordate? Ma io lo so. Oh, sono passate solo 5-6 ore, ammazza che cazzo di memoria. Andiamo, dai. Ma tu lo fai apposta, Jessica, o? Sono proprio incoglionita, dove che hai fatto, Gia? No! Dai, andiamo. E dai, Enamo. Che sta a coprire tutta la cresta delle male coste. Delle male coste. Male coste. Quella è difficiletta. Difficiletta. Quando mi hai perso nella foresta. Lì, lì non si è perso nessuno. Te ti sei messa paura. Lì non si è perso nessuno. Mi sono messa paura e un motivo ci sarà. Ma no, invece non c'era nessun motivo. Non c'era. E qui finisce l'avventura al Gran Sasso per oggi. Campo Imperatore. C'è quel ragazzo del rifugio sta a portare un peso spaventoso sulle spalle. Sono i rifiuti del duo degli Abruzzi.